trovare tante idee per rinnovare e curare i vostri spazi verdi. Ampia scelta di arredamento per esterni, macchinari e utensili dal giardino, oltre a barbecue e tavolini. Vieni a trovarci, siamo ad Abbadia Alpina, Pinerolo. Sono ben 17.000 le fatture che verranno pagate nei prossimi giorni dall'ASL 3 di Pinerolo e Collegno, per un totale di 1.200 fornitori e 24 milioni di euro. La notizia è arrivata dopo che la Regione Piemonte ha comunicato lo sblocco dei fondi. Con questa erogazione l'azienda sanitaria potrà azzerare i debiti praticamente fino alla fine del 2012, ma verso la fine dell'anno è già preannunciato un secondo provvedimento di riparto che dovrebbe consentir di pagare il 2013 e portare i tempi dei pagamenti alla normalità. Il titolare dell'Albergen storico marchio di Pragelato, Adriano Tillino, presenta il suo libro edito da Alzani, Sogni e fatiche del CIT. Una biografia, un libro scritto con il cuore che narra la vita di Adriano Tillino, i racconti di infanzia, le piccole e grandi storie del quotidiano, i successi imprenditoriali e i cambiamenti del mondo raccontati in prima persona con gli occhi di un sognatore. Sulla home page del nostro sito l'intervista integrale. Come è nata l'idea di fare questo libro, quando è nata l'idea di fare il libro e di cosa parla il libro invece lo possiamo immaginare. Da tempo io ho l'abitudine di adottarmi degli appunti su fatti, su cose, su date, intervistando gli anziani della valle, del paese, per capire la vita dell'epoca in cui mio nonno ha avviato la costruzione dell'hotel Albergiano. E poi mi è venuto in mente che questi dati che avevo raccolto e queste notizie avrebbero dovuto essere trasmesse a mio figlio. Infatti chi avrà la bontà di leggere il libro si renderà conto dalla dedica che a lui era dedicato in toto, adesso anche alla nipotina Ginevra. Poi gli amici che incontravo e ai quali facevo sorbire nelle serate delle nostre cene alcuni capitoli del libro mi hanno convinto ad allargare un po' l'orizzonte e non a limitarmi a mio figlio ma a farne alcune copie in più. A questo punto ho incontrato l'editore Alzani che si è dimostrato interessato al mio testo e ha voluto pubblicarlo ed eccomi qua. Domenica la Fondazione Cosso apre nuovamente le porte al Castello di Miradolo aderendo al progetto Castelli e Dimore Storiche, proposto da Turismo Torino e Provincia. I visitatori avranno l'opportunità di visitare un'affascinante residenza di campagna, già dimora dei conti di Cacherano di Bricherasio, che ha ospitato alcune tra le personalità più rilevanti nel panorama storico, artistico e letterario dell'Ottocento piemontese. Le formazioni azzurre del curling saranno a Sestrier in preparazione estiva per gettare le basi alla qualificazione olimpica in programma in Baviera dall'11 al 15 di dicembre. Fanno parte della rappresentativa le giovanissime atlete pinerolesi vincitrici del titolo italiano assoluto sulle cortinesi del Tofane, dopo 36 anni di predominio veneto. La formazione è costituita da Veronica Zappone, Arianna Lozano, Sara Levetti, Martina Brosino, Elisa Patono e Agnese Romei. Il team maschile vedrà la presenza invece di Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Daniele Ferrazza, Roberto e Sebastiano Armand. Saranno guidati dallo staff tecnico federale con Roberto Finardi, Daniela Cavelli e Joel Retornazzi insieme a Lucilla Macchiati.